Bentornati amici su Computer in 2. Oggi andremo a trattare motherboard Asus Ryzen AMD Intel mi sta in culo. Bene, andiamo avanti, prima sigla. Asus è pronta a portare sul mercato due nuove schede madri in formato ITX, rispettivamente la ROG Strix X370i, che nome complicato cazzo, e la B350i, sempre ROG Strix, intendiamoci. Queste due schede madri sostanzialmente sono identiche tranne per il chipset, quindi andiamo a vedere cosa ci porta Asus. Ci sono due slot per le RAM DDR4 non SSD 3600 MHz in overclock, poi un solo slot PCI Express 16x3.0, un connettore PCI Express M2 4x, però particolarità, questo qui non è messo sulla scheda, ma c'è tipo una specie di bridge, come potete vedere in foto, e nello stesso PCB, diciamo, c'è anche la parte audio, che è un chipset che ospita il codec Realtek S1220A. Questo bridge è coperto da uno schermo, da uno shield in alluminio retroilluminato col simbolino della ROG illuminato RGB, potentissimo, 60 fps in più. Giustamente non mancano i LED tutto attorno alla motherboard ovunque, anche sui jack audio, perché lì se siamo al buio non vedi un cazzo i colori, allora hanno illuminato anche i jack audio con l'Aura Sync speciale. È la fine, questa motherboard è la fine, 70.000 fps in più. Parliamo ora di connettività. La connettività, c'è una porta LAN, Ethernet, 1 gigabit per second, Intel, chipset Intel, insieme al Wi-Fi 802.11ac e ben il Bluetooth. Attenzione, tecnologia di ultima generazione. Parliamo di USB 3.1 tipo A, ultima generazione, una 3.0 e una 2.0, quindi se vogliamo attaccare la tastiera non sprechiamo USB 3.0. Inoltre, essendo queste motherboard top di gamma, diciamo, hanno anche le funzionalità per l'overclock, dove attaccare tutti i sensori, pompe e sonde termiche. Inoltre, sempre riguardante l'overclock, ma questo è più per la stabilità del sistema, tutte cose interessanti, il VRM è a 6 fasi, ovvero quello che regola la tensione, il voltaggio per il processore e tutti i dispositivi è a 6 fasi, più fasi ci sono più è preciso, 6 fasi è molto buono. Comunque inizieranno ad arrivare entro fine mese, però si può già iniziare a pensare a build, infatti qua possiamo parlare anche di build, se no il video è troppo corto. Queste motherboard sono rivoluzionarie per un semplice motivo, già ce ne sono poche di questo fattore forma, tradotto proprio form factor così brutale, ce ne sono poche, quindi se uno si vuole fare un PC da gaming mini, super piccolo, strafigo, ma senza budget, diciamo, potrebbe farlo adesso e venire fuori davvero una figata, perché ad esempio possiamo prendere un Ryzen 7 1700, che è molto buono secondo me rispetto al 1800X, conviene, un Corsair H60, così per dissiparlo a liquido, così funziona meglio, si può overclockare di più. Appunto, una di queste schede madri, secondo me la X370i è la top, proprio speciale. Corsair Vengeance LPX 16 GB, due slot da 8 GB, 3200, giusto per andare sul sicuro, tanto anche la motherboard supporta fino a 3600, l'unica cosa sarebbe il processore, ma la possiamo overclockare, con ci sono anche già magari i profili già pronti, quindi spingere al massimo ogni componente. Hard disk, memoria, un M2 Samsung, sempre Samsung che vanno da Dio, magari un 960 Pro da 512 GB dovrebbe essere sufficiente, in caso poi si può aggiungere un hard disk esterno da 1 TB, e non deve mancare la 1080 Ti. Ho notato che c'era la Turbo della Asus, sempre Asus, che è veramente veramente carina, secondo me in questa configurazione ci starebbe da Dio. Come case il Corsair 250 Mini ITX, che è perfetto perché ha la compatibilità sicuramente con le RAM e con i simulatori, perché te lo scrivono, quindi vai veramente sul sicuro, e anche come lunghezze, prestazioni, ci sarebbe anche l'H110i all'interno, ma non vogliamo essere così esagerati.
E poi come alimentatore sempre Corsair in formato ATX 850 watt plus gold, e sarebbe il top. Cioè pensateci, che cosa fighissima avere questo cubetto grande così, come più o meno la mia faccia, con dentro una 1080 Ti, un Ryzen 7, potenza che metà basta. Guarda, sarebbe il sogno di ogni persona che vive in un bilocale.